Per oltre 350.000 anni, i Neanderthal, Homo neanderthalensis, hanno prosperato in tutta l'Eurasia, dal Mediterraneo al sud-ovest asiatico. Questi nostri cugini, con la loro fronte inclinata, il bacino ampio e il naso grande, sono stati a lungo considerati scomparsi improvvisamente circa 40.000 anni fa, quasi in concomitanza con l'arrivo dell'Homo sapiens dall'Africa. Ma la loro estinzione fu davvero così rapida e totale? Nuove scoperte scientifiche stanno riscrivendo la storia, suggerendo che l'ultima specie umana intelligente, diversa da noi, rimasta sulla Terra, potrebbe aver resistito in rifugi isolati per millenni. Il loro destino, che suggerisce una nuova ricerca, potrebbe essere stato influenzato dal cambiamento climatico, dalla competizione o dall'ibridazione, o forse da una combinazione di tutti questi fattori. La presunta estinzione dei Neanderthal 40.000 anni fa è messa in discussione da ritrovamenti eccezionalmente tardivi. Il paleoantropologo francese Ludovic Slimak, si definisce un cacciatore di Neanderthal, ha dedicato 30 anni di lavoro a sfidare le narrazioni attuali. Slimak ha concentrato le sue ricerche nelle latitudini polari artiche russe, un'area che si riteneva fosse stata ricoperta da ghiacciai e inabitabile. Qui sono stati scoperti resti che suggeriscono che i Neanderthal furono la prima specie umana ad abitare il Grande Nord e a possedere capacità cognitive superiori. La scoperta più sorprendente riguarda gli utensili in pietra di tipo musteriano, caratteristici prevalentemente dei Neanderthal ritrovati nell'Artico russo. Questi manufatti risalgono a 28.500 anni fa. Tale data colloca un gruppo di Neanderthal in Siberia ben 12.000 anni dopo la loro presunta estinzione. Questo risultato, frutto del lavoro di Slimak, è stato pubblicato su Science nel 2011. Altri studi corroborano la persistenza del tardo musteriano vicino al circolo polare artico, datata da 31.000 e 34.000 anni fa. Tali siti si trovano a circa 1.000 km a nord di qualsiasi sito musteriano precedentemente conosciuto e l'attività umana in quell'area risale a 48.000 anni fa, cioè prima che gli Homo sapiens arrivassero. La pratica del cannibalismo tra i Neanderthal è un aspetto che rivela la complessità del loro comportamento, un attributo tipicamente umano, sia esso rituale o di necessità. Nelle grotte di Beaumont-la-Guercy, nel sud della Francia, i resti di 6 Neanderthal mostrano segni inequivocabili di smembramento e consumo, tagli e fratture riconducibili a pratiche di macellazione ed estrazione del midollo, un atto di cannibalismo che potrebbe essere stato dettato dalla fame estrema, forse da un improvviso cambiamento climatico che ridusse le risorse disponibili, ma non si tratta di un caso isolato. Alla Troisième Caverne di Goyer, Belgio, sono state identificate decine di resti neandertaliani appartenenti ad almeno 5 individui. Molte ossa presentano segni di percussione per l'estrazione del midollo e incisioni analoghe a quelle su ossa di cavalli e renne, trovati negli stessi livelli. In alcuni casi, ossa umane
furono usate anche come percussori o strumenti. Nel sito di Krapina, in Croazia, si è recuperato un altissimo numero di resti neandertaliani fortemente frammentati con pattern di fratture, segni di percussione e occasionali bruciature, che suggeriscono come il trattamento dei corpi includesse pratiche cannibaliche comprendenti anche lo sfruttamento del midollo. Queste tracce ci restituiscono un'immagine sorprendente. I Neanderthal non erano semplici vittime della storia, ma protagonisti di un mondo duro e affascinante, in cui la linea tra necessità e simbolismo era sottile. La percezione pubblica e scientifica dei Neanderthal è stata a lungo influenzata da un tentativo di minimizzare o massimizzare le loro differenze rispetto agli Homo sapiens. Slimak attacca il concetto del Neanderthal spaventapasseri, Scarecrow Neanderthal. Questa celebre frase deriva da un'immagine del 1939 creata dall'antropologo Carlton Kuhn. Kuhn disegnò un Neanderthal ispirato dal cranio di La Chapelle-Ussant, che indossava un cappello. L'intento di Kuhn era dimostrare che le impressioni sulle differenze tra i gruppi umani dipendono da caratteristiche superficiali, come l'abbigliamento e la barba. L'idea, ormai un cliché nell'antropologia biologica, è che un Neanderthal rasato e ben vestito verrebbe scambiato per un Homo sapiens in un pub. Slimak paragona lo sforzo di riabilitare in questo modo i Neanderthal al caso di Tom Torlino, un membro della nazione Navajo che fu costretto all'integrazione nella società americana nel 1882, spogliato dei suoi abiti tradizionali e vestito con un abito formale. Questo solleva una questione fondamentale. L'ibridazione tra Neanderthal e Homo sapiens, osservata circa 100.000 anni fa, un risultato di scambi accidentali dovuti a identità fraintese o di scelte intenzionali di accoppiamento? I Neanderthal mostravano chiare capacità di pensiero simbolico e tecniche avanzate. Usavano pigmenti colorati, come l'ocra rossa, già tra 200.000 e 250.000 anni fa. Sono state trovate collane fatte di conchiglie, artigli o taloni d'aquila dalla coda bianca in Croazia e reperti che suggeriscono l'uso di piume come ornamento. Nella grotta di Bruniquel, nel sud-ovest della Francia, i Neanderthal hanno spezzato centinaia di stalagmiti e le hanno disposte in strutture ellissoidali. Inoltre, un reperto in Francia ha mostrato fibre di legno ritorte attaccate a un frammento di selce modificato, indicando che sapevano fabbricare corde. Studi sul DNA nella placca dentale dei Neanderthal hanno rivelato che consumavano materia vegetale ammuffita, inclusi funghi che producevano penicillina e corteccia di pioppo. La loro dieta variava, passando da rinoceronte lanoso e pecore selvatiche in Belgio a pinoli e funghi in Spagna, grotta di El Sidron. In Iraq, a Shanidar, sono stati trovati indizi che cucinavano legumi come le lenticchie, e in Italia macinavano la farina. L'arte non nacque con l'Homo sapiens. Uno studio del 2018, pubblicato su Science, ha dimostrato che linee e punti dipinti in grotte spagnole, come la Pasiega e Maltravieso,
risalgono a un'epoca i cui sapiens non erano ancora giunti in Europa. Furono i Neanderthal a tracciarli. A Gibilterra è stata scoperta un'incisione a forma di hashtag su una parete di grotta, mentre in altre aree dell'Europa affiorano ossa incise, come quella di un cervo gigante, con linee a spina di pesce. Non semplici segni, ma vere e proprie prove di pensiero simbolico e capacità astratta. Queste scoperte ribaltano secoli di pregiudizi. I Neanderthal non erano esseri primitivi e rozzi, ma uomini e donne in grado di esprimersi attraverso l'arte, molto prima che i nostri antenati arrivassero sul continente. Come dimostra la scoperta del flauto di Bibi e Babe, risalente a circa 50.000-60.000 anni fa, in un'epoca in cui l'Homo sapiens non era ancora arrivato in Europa, i Neanderthal praticavano la musica. Questo strumento, ricavato da un'ossatura di giovane orso delle caverne e ritrovato in Slovenia, nel sito che oggi dà il nome al reperto, è considerato il più antico strumento musicale del mondo e testimonia l'ingegnosità e la sensibilità artistica dei Neanderthal. L'estinzione dei Neanderthal non fu un evento unico, ma un processo di declino accelerato dall'arrivo di Homo sapiens. Nella grotta Mandrin, Francia, Slimak ha scoperto i resti della mascella di un Neanderthal risalente a 42.000 anni fa, soprannominato Thorin. L'analisi genomica di Thorin, pubblicata su Cell Genomics, ha rivelato un fatto straordinario. La sua linea evolutiva rimase totalmente isolata dal resto delle popolazioni Neanderthal per 50 millenni. Nonostante vivesse a sole 2 settimane di cammino da altri gruppi, la linea di Thorin mostrava elevata omozigosità genetica, cioè consanguineità, e non presentava tracce di ibridazione con gli umani moderni. I Neanderthal erano in grave svantaggio rispetto agli Homo sapiens per quanto riguarda le armi. La stragrande maggioranza dei loro strumenti in pietra, 90%, era utilizzata per macellare o tagliare, suggerendo una caccia a distanza ravvicinata. Al contrario, gli Homo sapiens utilizzavano armi a distanza, come dimostrato dalle punte di freccia trovate nella citata grotta Mandrin. Gli Homo sapiens raggiunsero densità di popolazione molto maggiori e disponevano di reti sociali più ampie rispetto ai Neanderthal che vivevano in gruppi più isolati. Inoltre, studi suggeriscono che i bambini sapiens godevano di un'infanzia più lunga, permettendo più tempo per l'apprendimento e conferendo loro un vantaggio evolutivo. Sebbene il cambiamento climatico sia una delle ipotesi principali per l'estinzione, il progetto SUCCESS, guidato dal paleantropologo Stefano Benazzi, ha analizzato le stalattiti e carotaggi di paleolaghi in Italia. Questo studio, che copre un periodo del passato vecchio di 40-60 mila anni, non ha trovato prove che indichino un drastico cambiamento climatico che abbia causato l'estinzione dei Neanderthal specificamente in Italia. In sintesi, i Neanderthal, già indeboliti da un ambiente in continua e rapida fluttuazione e forse più isolati, dovettero confrontarsi con l'Homo sapiens, il quale aveva armi migliori e strutture sociali più ampie. Alla fine, i Neanderthal rimasti, ridotti a piccoli gruppi con poche opzioni di accoppiamento,
potrebbero aver scelto di unirsi ai gruppi di Homo sapiens. È per questo che la maggior parte delle popolazioni umane, in Europa e Asia, conserva ancora oggi circa il 3% del DNA Neanderthal. In considerazione di ciò, gli esperti fanno notare come, dato l'attuale elevatissimo numero di individui umani viventi sul pianeta, peraltro mai raggiunto prima, storicamente non c'è mai stato così tanto DNA di Neanderthal in circolazione sulla Terra. I Neanderthal non sono scomparsi davvero. Vivono ancora dentro di noi, nel nostro sangue, nei nostri geni, nella nostra memoria più antica. La loro eredità ci ricorda che la storia dell'umanità non è mai stata una linea retta, ma un intreccio di incontri, sfide e sopravvivenza. Forse, ogni volta che cerchiamo di capire chi siamo, dovremmo ricordarci anche di loro, gli ultimi Neanderthal.